fatto che viviamo in un universo predatorio ormai credo che sia un fatto abbastanza assodato. Chiunque abbia costruito questo universo, lo abbia messo insieme, lo abbia ingegnato o architettato, deve essere un predatore, con la mentalità predatoria. Dal momento che una coscienza non predatoria non può immaginarsi, secondo me, la predazione. Mentre la predazione può essere il parto soltanto di una mente predatoria. Pertanto, chi ha costruito questa realtà, questo universo, Matrix, deve essere necessariamente un predatore. La predazione è insita nella natura di qualsiasi essere vivente su questo pianeta, perlomeno. E poiché l'uomo è, fino a prova contraria, predato da entità parassitarie, ciò che noi constatiamo è che l'uomo non è in cima alla catena alimentare, ma fa parte di una catena alimentare predatoria di cui è allo stesso tempo predato e predatore. Bene, io credo che fino a qui ci siamo arrivati. È necessario però conoscere la realtà in cui ci troviamo da un punto di vista ulteriore, vale a dire quello scientifico. E il fatto che molti scienziati si stiano domandando, stiano affermando che viviamo dentro una simulazione è un fatto molto rilevante, che coincide con ciò che dicevano gli antichi mistici riguardo all'illusione in cui siamo immersi. Pianeta scuola senza memoria. Stiamo vivendo in una simulazione al computer? La domanda sembra essere financo assurda, eppure ci sono davvero molte persone intelligenti, diversi scienziati e veri e propri geni che sono convinti che questo non solo sia possibile, che non solo sia probabile, ma ne sono davvero convinti. Nel mio libro Bardo Arconte ho esplorato a lungo l'ipotesi della simulazione, avvalendomi anche delle ricerche di David Icke in questo campo. Io sono penso a credere che viviamo in una simulazione sin da quando ero adolescente, perché ho fatto molte esperienze con sostanze psichedeliche, funghetti, acidi e qualsiasi tipo di sostanza psichedelica, e la realtà che si è presentata può essere sintetizzata in una parola: simulazione, videogioco. Sembra veramente di essere in un videogioco, in un cartone animato o in un videogioco che ha veramente le caratteristiche di un videogioco platform in cui tu devi praticamente svolgere delle missioni in diversi quadri, in diversi stage, per cui la realtà che viviamo mi pare che sia una specie di videogioco sin da ragazzino. Poi naturalmente ho smesso con quel tipo di ricerche e facendone diverse oggi sto arrivando alla stessa conclusione. Ridzwan Virk è uno scienziato informatico e designer di videogiochi. Ha pubblicato un libro nel 2019 di Simulation Hypothesis che esplora l'argomento di Bostrom in modo molto più dettagliato e traccia il percorso dalla tecnologia odierna a quello che lui chiama il Simulation Point, il momento in cui noi potremo realisticamente costruire una simulazione simile a Matrix. Per esplorare la ipotesi della simulazione mi avvalerò quest'oggi delle interviste che sono state rilasciate da Ridzwan Virk, questo grande scienziato informatico e designer di videogiochi, e poi successivamente di altre voci che affermano l'ipotesi della simulazione da un punto di vista scientifico.
La prima intervista di Rizwan Veer che leggeremo è stata rilasciata nel 18 aprile 2019 a Sean Hilling, per cui leggerò queste domande e queste risposte. Sean Hilling gli chiede: fingi che io non sappia assolutamente nulla dell'ipotesi della simulazione. Che diavolo è l'ipotesi della simulazione? E Veer risponde: l'ipotesi della simulazione è l'equivalente moderno di un'idea che esiste da un po'. L'idea secondo cui il mondo fisico in cui viviamo, inclusa la Terra e il resto dell'universo fisico, sia in realtà parte di una simulazione al computer. Puoi concepirlo come un videogioco ad alta risoluzione o ad alta fedeltà in cui siamo tutti personaggi. E il modo migliore per capirlo all'interno della cultura occidentale è il film Matrix. In quel film Keanu Reeves interpreta il personaggio Neo, che incontra un ragazzo di nome Morpheus, giustamente chiamato col nome del dio greco dei sogni, e Morpheus gli dà la possibilità di scegliere tra la pillola rossa e la pillola blu. Se Neo sceglie la rossa, si sveglia in un mondo al di fuori della simulazione e si rende conto che tutta la sua vita, compreso il suo lavoro, l'edificio in cui viveva e tutto il resto, facevano parte di questo elaborato videogioco. Questa è la versione base dell'ipotesi di simulazione. Così gli viene chiesto: stiamo vivendo in un universo simulato in questo momento? Preston Green, professore di filosofia alla Nanyang Technological University di Singapore, ha detto a Built In che pensa che potremmo vivere in una simulazione in questo momento, ma ha avvertito che dimostrarlo sarebbe catastrofico. Proprio come i ricercatori odierni usano le simulazioni per creare digitalmente scenari utili ad aiutare lo studio scientifico, ad esempio cosa accadrebbe se eliminassimo le zanzare, il nostro mondo e ogni momento della nostra esistenza passata potrebbe essere l'esperimento simulato dei futuri esseri umani. E proprio come gli scienziati possono interrompere le simulazioni, i terremoti, condizioni meteorologiche, eccetera, quando non forniscono più dati utili, così anche i nostri ipotetici signori possono staccare la spina in qualsiasi momento, senza preavviso. Ma state tranquilli, Green ha detto, sarebbe una morte rapida e indolore. Se i nostri fisici utilizzassero esperimenti per dimostrare che viviamo in una simulazione e ne parlassero a tutti e questo avesse un grande effetto su come si comporta la nostra civiltà, ha spiegato, allora la nostra simulazione non sarebbe più utile per rispondere a domande sul livello di realtà underground che contiene i computer che eseguono le simulazioni. Questo perché tali prove sperimentali non potrebbero mai accadere nell'underground. Quindi, anche se ci sono molte possibilità di come i nostri simulatori reagirebbero al nostro utilizzo di esperimenti per dimostrare che viviamo in una simulazione, l'arresto della simulazione merita di essere preso sul serio almeno quanto qualsiasi altra cosa, poiché è supportato dalle tendenze osservate nella scienza della simulazione. Ci sono molti misteri in fisica che sono spiegati meglio dall'ipotesi della simulazione che da quella dell'ipotesi materiale. La verità è che c'è molto che semplicemente non capiamo della nostra realtà e penso che sia più probabile che ci troviamo in una sorta di universo simulato. Ora, è un videogioco molto più sofisticato dei giochi che produciamo, proprio come oggi World of Warcraft e Fortnite sono molto più sofisticati di Pac-Man o Space Invaders. Ci sono voluti un paio di decenni per capire come modellare oggetti fisici utilizzando modelli 3D e poi come renderli con una potenza di calcolo limitata, renderizzarli con una potenza di calcolo limitata che alla fine ha portato a questa ondata di videogiochi online condivisi. Penso che ci siano ottime possibilità che in effetti stiamo vivendo in una simulazione, anche se non possiamo dirlo con il 100% di fiducia, ma ci sono molte prove che puntano in quella direzione. Si scopre che la tecnica chiave che ha permesso ai videogiochi di passare da giochi 2D piatti come Pac-Man e Space Invaders a mondi immersivi tridimensionali è ciò che chiamiamo rendering condizionale. Piuttosto che eseguire il rendering di tutti i pixel in una scena 3D, rendiamo solo i pixel che il tuo avatar, una tua rappresentazione, può vedere. Questa è una tecnica chiave che usiamo per dare l'impressione che il tuo avatar e il mio siano nella stessa stanza, quando in realtà eseguiamo il rendering su computer diversi. Infatti nei videogiochi non esiste il rendering condiviso. La regola d'oro dei videogiochi è usare la potenza di calcolo solo per rendere ciò che può essere visto. Sembra sorprendentemente simile a come funziona il mondo dell'indeterminatezza quantistica. A partire da un'onda di probabilità e quindi restituire quella probabilità solo quando vengono osservate.
indeterminatezza quantistica potrebbe essere una tecnica di ottimizzazione per una realtà simulata. È proprio così qualcosa che era completamente sconcertante, acquisisce senso. Ma gli informatici e i fisici sono davvero i nuovi arrivati nel dibattito sull'ipotesi della simulazione. Molte delle religioni del mondo hanno affermato che il mondo fisico ci circonda non è il mondo reale per migliaia di anni. Nelle tradizioni indù o buddiste esiste l'idea che il mondo che pensiamo come reale sia in realtà parte di Maya o illusione. Nelle tradizioni giudaico-cristiane, incluso l'Islam, c'è l'idea di registrazione da parte degli angeli che stanno osservando ogni nostra mossa e registrandola nel libro della vita o nel rotolo dei fatti o in Akash. Persino Shakespeare sembra essere d'accordo in una delle sue linee più riconoscibili. Tutto il mondo è un palcoscenico e tutti gli uomini e le donne sono solo attori. Naturalmente queste religioni si sono formate molto tempo fa e le metafore che hanno usato avevano senso all'epoca. Ma per quanto poetica siano queste metafore, sono incomplete. Se Shakespeare fosse vivo oggi, mi piace pensare possa dire: tutto il mondo è un videogioco e gli uomini e le donne sono solo avatar in questo mondo virtuale, simulato. Naturalmente si tratta di temi abbastanza complicati, esposti da uno scienziato con termini abbastanza tecnici, per cui non è semplicissimo leggere e probabilmente per qualcheduno non è neanche semplicissimo capire. Però la strada per comprendere la nostra realtà è questa e dobbiamo sforzarci. Sean Hilling gli chiede: quando dici che ci sono aspetti del nostro mondo che avrebbero più senso se facessero parte di una simulazione, cosa intendi esattamente? E Virk risponde: bene, ci sono alcuni aspetti diversi, uno dei quali è questo mistero che chiamiamo indeterminatezza quantistica, che è l'idea secondo cui una particella si trovi in uno di più stati e non lo sai a meno che non osservi la particella. Probabilmente un modo migliore per capirlo è l'ormai famigerato esempio del gatto di Schrödinger, un gatto che il fisico Erwin Schrödinger teorizzò in una scatola con del materiale radioattivo e c'era una probabilità del 50% che il gatto fosse morto e un 50% di percentuale di probabilità che il gatto sia vivo. Semplicemente non lo sappiamo perché non abbiamo guardato nella scatola. Apriamo la scatola e ci verrà rivelato se il gatto è vivo o morto. Ma la fisica quantistica ci dice che il gatto è vivo e morto allo stesso tempo finché qualcuno non apre la scatola per osservarlo. La regola cardinale è che l'universo rende solo ciò che deve essere osservato. Per questo il fisico teorico David Bohm una volta pose questa nozione tortuosa: la realtà è ciò che riteniamo vero. Ciò che riteniamo vero è ciò in cui crediamo. Ciò in cui crediamo si basa sulle nostre percezioni. Ciò che percepiamo dipende da ciò che cerchiamo, quello che cerchiamo dipende da ciò che pensiamo, ciò che pensiamo dipende da ciò che percepiamo determina ciò in cui crediamo, ciò in cui crediamo determina ciò che riteniamo vero, ciò che riteniamo vero è la nostra realtà. Sean Hilding, come si relaziona il gatto di Schrödinger con un videogioco o una simulazione al computer? Virk, la storia dello sviluppo di videogiochi riguarda l'ottimizzazione delle risorse limitate. Se avessi chiesto a qualcuno negli anni 80 se potesse renderizzare un gioco come World of Warcraft, gioco completamente tridimensionale o di realtà virtuale, ti risponderebbe no. Ci vorrebbe tutta la potenza di calcolo del mondo. Non siamo riusciti a eseguire il rendering di tutti quei pixel in tempo reale. Ma quello che è successo nel tempo è che c'erano tecniche di ottimizzazione. Il primo grande gioco a farlo con successo si chiamava Doom, che era molto popolare negli anni 90. Era uno sparatutto in prima persona e poteva riprodurre solo i raggi di luce e gli oggetti che sono chiaramente visibili dal punto di vista della telecamera virtuale. Questa è una tecnica di ottimizzazione e una delle cose che mi ricorda un videogioco nel mondo fisico. La verità è che non solo la potenza di calcolo è cresciuta in modo significativo, grazie alla legge di Moore della velocità del processore che raddoppia ogni 18 mesi, ma la storia dell'informatica si è intrecciata con la storia dei videogiochi, che ha sempre richiesto ottimizzazioni per ottenere le migliori prestazioni. Fuori dalla macchina, le GPU o unità di elaborazione grafica sono state create per rendere più veloce il rendering e la modellazione 3D. Il texturing e soprattutto il rendering condizionale hanno svolto un ruolo importante nell'avvicinarci al punto di simulazione, un punto teorico in cui possiamo costruire un videogioco che è indistinguibile dalla realtà fisica come quello rappresentato in Matrix. Sean Hilling, facciamo
Farò le cose che fanno sempre i non scienziati quando vogliono sembrare scientifici e invocano il rasoio di Occam. L'ipotesi che stiamo vivendo in un mondo fisico in carne e ossa non è forse la spiegazione più semplice e quindi più probabile? Virk. Parlerò di un fisico molto famoso, John Wheeler. È stato uno degli ultimi fisici che hanno lavorato con Albert Einstein e molti dei grandi fisici del XX secolo. Disse che inizialmente si pensava che la fisica riguardasse lo studio di oggetti fisici, che tutto era riconducibile a particelle. Questo è quello che viene spesso chiamato il modello newtoniano. Ma poi abbiamo scoperto la fisica quantistica e ci siamo resi conto che tutto era un campo di probabilità e non si trattava in realtà di oggetti fisici. Quella fu la seconda ondata nella carriera di Wheeler. La terza ondata nella sua carriera è stata la scoperta che a livello centrale tutto è informazione, tutto si basa su bit. Così Wheeler ha inventato una famosa frase chiamata it from bit, che è l'idea che tutto ciò che vediamo come fisico in realtà è il risultato di bit e di informazioni. Non è vissuto abbastanza per vedere i computer quantistici diventare realtà, ma sembra che avesse ragione. Quindi direi che se il mondo non è realmente fisico, se è basato su informazioni, allora una spiegazione più semplice potrebbe in effetti essere che ci troviamo in una simulazione generata sulla base dell'informatica e delle informazioni. Sean Hilling, c'è un modo in linea di principio per dimostrare in modo definitivo che viviamo all'interno di una simulazione? Virk, ebbene, c'è un argomento sostenuto dal già citato Nick Bostrom che vale la pena ripetere. Dice che se una civiltà arriva al punto di creare una di queste simulazioni ad alta fedeltà, allora può creare letteralmente miliardi di civiltà simulate, ciascuna con trilioni di esseri, perché tutto ciò di cui hai bisogno è più potenza di calcolo. Quindi Bostrom sta argomentando statisticamente che ci sono più probabilità che ci siano più esseri simulati di quelli biologici, solo perché è così facile e veloce crearli. Parentesi. Gli ilici, i pupazzetti di Matrix, sarebbero in questo caso molto più facili da creare rispetto agli esseri pneumatici, ossia quelli veramente biologici, ossia gli esseri totalmente veri. Potremmo incastrare questa concezione all'interno del discorso che stiamo affrontando. Pertanto, se siamo esseri coscienti, è più probabile che siamo un essere simulato che biologico. Questo è più un argomento filosofico. Bostrom ha anche spiegato che le generazioni future potrebbero avere mega computer in grado di eseguire numerose e dettagliate simulazioni nei loro antenati, alias simulazioni di antenati, in cui gli esseri simulati saranno intrisi in una sorta di coscienza artificiale. Allora potrebbe essere il caso, ha spiegato, che la stragrande maggioranza delle menti come le nostre non appartengono alla razza originale, ma piuttosto a persone simulate dai discendenti avanzati di una razza originale. È quindi possibile sostenere che, se così fosse, saremmo razionali a pensare che siamo probabilmente tra le menti simulate piuttosto che quelle biologiche originali. Quel tipo di simulatore postumano, ha scritto anche Bostrom, avrebbe bisogno di una potenza di calcolo sufficiente per tenere traccia degli stati di credenza dettagliati in tutti i cervelli umani in ogni momento. Perché? Perché avrebbe essenzialmente bisogno di rilevare le osservazioni di uccelli, automobili, eccetera, prima che accadano e fornire dettagliati simulati di ciò che sta per essere osservato. In caso di guasto della simulazione, il regista, che sia adolescente o alieno dalla testa gigante, potrebbe semplicemente modificare gli stati di ogni cervello che sia venuto a conoscenza di un'anomalia prima che rovini la simulazione. In alternativa, il regista potrebbe tornare di qualche secondo e rieseguire la simulazione in modo da evitare il problema. Praticamente sta dicendo che tutto questo è possibilissimo, tutto ciò che serve è una potenza di calcolo in grado di sostenere tutto questo. Quindi l'architetto, il demiurgo per costruire Matrix, si è avvalso di un qualche marchingegno che ha questa potenza di calcolo, ed è possibile che l'energia che sfrutta per poter mandare avanti questa macchina sia quella dell'anima incastrata all'interno di questa simulazione. Questa è una possibilità. Questa è realmente una possibilità. Sean Hilling, se vivessimo in un programma per computer, presumo che il programma consisterebbe in regole e che quelle regole potrebbero essere violate o sospese dalle persone o dagli esseri che hanno programmato la simulazione.
ma le leggi del nostro mondo fisico non sembrano essere piuttosto costanti. Quindi non è un segno che questa potrebbe non essere una simulazione. Dirti, i computer seguono le regole, ma il fatto che le regole si applicano sempre non esclude che potremmo far parte di una simulazione al computer. Uno dei concetti che si lega a questo è un concetto chiamato l'irriducibilità computazionale, ed è l'idea che, per capire qualcosa, non puoi semplicemente calcolarlo in una equazione. Devi effettivamente eseguire i passaggi per capire quale sarebbe il risultato finale. Beh, questo è molto interessante. Ciò fa parte di una branca della matematica chiamata teoria del caos. C'è la vecchia idea che la farfalla sbatte le ali in Cina e si traduce in un uragano da qualche parte del mondo. Per capirlo devi effettivamente passare e modellare ogni fase del percorso. Non puoi bypassare, praticamente. Solo perché le regole sembrano essere valide, non significa che non siamo in una simulazione. In effetti, potrebbe essere un'ulteriore prova che siamo in una simulazione. Hilling, se vivessimo in una simulazione convincente come Matrix, ci sarebbe una differenza evidente tra la simulazione e la realtà? Perché alla fine sarebbe importante se il mondo fosse reale o illusorio? Belle domande. Domande che dovremmo incominciare a farci non solo in un contesto come questo creato allo scopo di ragionarci, ma sull'autobus, in coda al supermercato, mentre prendiamo il sole, mentre sorseggiamo un drink. Di queste cose dovremmo incominciare a parlare, perché siamo una specie intelligente e la specie intelligente dovrebbe farsi domande intelligenti. Ecco. E Virk risponde, ci sono molti dibattiti su questo argomento. Alcuni di noi non vorrebbero saperlo e preferirebbero prendere la metaforica pillola blu come in Matrix. Probabilmente la domanda più importante relativa a questo è se siamo NPC, personaggi non giocanti, o PC, personaggi giocanti del videogioco. Se siamo PC significa che siamo solo interpretando un personaggio all'interno del videogioco della vita, che io chiamo la grande simulazione. Penso che molti di noi vorrebbero saperlo, altro che. Vorremmo conoscere i parametri del gioco a cui stiamo giocando in modo da poterlo capire meglio, navigare meglio, hackerarlo o uscirne, aggiungo io. Se siamo NPC o personaggi simulati, penso che sia una risposta più complicata e più spaventosa. La domanda è, siamo tutti NPC in una simulazione? E qual è lo scopo di questa simulazione? La conoscenza del fatto che siamo in una simulazione e gli obiettivi della simulazione e gli obiettivi del nostro personaggio, penso, sarebbero ancora interessanti per molte persone. E ora torniamo al caso del personaggio del ponte ologrammi di Star Trek, che scopre che c'è un mondo là fuori, fuori dal ponte ologrammi, in cui non può andare, e forse alcuni di noi preferirebbero non saperne in questo caso. Io voglio saperlo, voglio saperlo a tutti i costi, voglio sapere qualunque nozione possibile rispetto a tutto questo, quindi coloro che ascoltano, se hanno informazione valida a questo scopo, che ce la invino, che me la invino, che ce la invino, e per piacere cominciamo a processare questo tipo di informazioni, questo tipo di realtà, cominciamo a confrontarci seriamente e serenamente su tutto questo, ognuno col suo punto di vista, ognuno col suo sentimento, ognuno col suo sentore, perché veramente, ragazzi, questa è la strada. Sean Hilling, quanto siamo vicini alla capacità tecnologica di costruire un mondo artificiale realistica e plausibile come Matrix? Virk, ho tracciato 10 fasi di sviluppo tecnologico che una civiltà dovrebbe attraversare per arrivare a quello che chiamiamo il punto di simulazione, che è il punto in cui possiamo creare una simulazione iperrealistica come questa. Siamo all'incirca alla quinta fase, che riguarda la realtà virtuale e la realtà aumentata. La fase 6 riguarda l'apprendimento del rendering di queste cose senza indossare gli occhiali. E il fatto che le stampanti 3D ora possono stampare pixel 3D di oggetti ci mostra che la maggior parte degli oggetti può essere scomposta come informazione. Ma la parte davvero difficile è che questo è qualcosa di cui non molti tecnologi hanno parlato. È in Matrix il motivo per cui erano completamente immersi a causa del cavo che entrava nella corteccia cerebrale da cui poi il segnale veniva trasmesso. Questa interfaccia cervello-computer è l'area in cui non abbiamo ancora fatto molti progressi, ma stiamo facendo progressi in essa. È nelle prime fasi. Quindi la mia ipotesi è che tra pochi decenni o fra 100 anni arriveremo al punto di simulazione. La mia ipotesi è che ci arriveremo molto prima. Questo sarebbe possibile
Oggi siamo agli albori della Brain Computer Interface, BCIS, con aziende come Neuralink di Elon Musk, che hanno creato dei chip implantabili che miglioreranno la potenza del cervello umano, e Neurable, che utilizza visori VR controllati dalla mente per capire come vuole un utente per navigare nel mondo virtuale. La traduzione non è perfetta, quindi ogni tanto ci sono un po' di piccoli svarioni. Anche se non siamo al punto in cui possiamo inviare un segnale elettrico e improvvisamente conoscere il Kung Fu, come ha fatto il personaggio di Keanu Reeves in Matrix, questo potrebbe non essere così lontano dallo sviluppo delle BCI. In realtà questa intervista del 2019, recentemente, sono state fatte dei passi da gigante in questo senso. Ci sono persone che riacquistano la vista, ci sono persone che riacquistano l'uso di arti, ci sono persone che imparano molto velocemente delle cose, ci sono delle persone che utilizzano dei chip con i quali governano i propri computer. E tutto questo non deve spaventare dal mio punto di vista, tutto questo è realmente incredibilmente affascinante. Ora, perché c'è la teoria, vedete, questi libri qua, molti sono di David Icke. Io ero piccolo così quando leggevo i libri di David Icke, io sono cresciuto con i libri di David Icke e so che esisterà questo marchio della bestia, il chip che ci connetterà al nuovo ordine mondiale, e d'accordo, va bene, ma questo non significa che ogni chip è una connessione al nuovo ordine mondiale, agli illuminati e a questa roba qua. Questa è una follia, è una stupidaggine. Semplicemente tutto questo è qualcosa che deve essere esplorato. Naturalmente io non parlo di gettarci a capofitto, però ben venga lo sviluppo tecnologico, lo sviluppo scientifico, l'elevazione coscienziale rispetto a tutto quello che riguarda la simulazione, il metaverso, l'intelligenza artificiale, perché questa è la strada per capire dove ci troviamo, chi ci ha messo qui, come hackerare eventualmente la realtà veramente e come uscire di qui. Questa è la strada, per cui ben venga lo sviluppo tecnologico e scientifico in questo senso. Questa è la mia opinione, non è che io sto creando una dottrina rispetto a questa. Questa è la mia insindacabile opinione rispetto ad oggi. Tu devi avere la tua insindacabile opinione, capisci? Non è che io sto imponendo la mia visione, ognuno abbia la sua. In un'altra intervista fattagli da GameBit del 2021, perché poi ha scritto un altro libro, ha scritto due libri sull'ipotesi della simulazione, Virk, metto le copertine in sovraimpressione, Virk ha sostenuto che quando The Matrix è uscito nel 1999 era nel regno della fantascienza. Con i progressi odierni nella realtà virtuale, nella realtà aumentata e nel metaverso, un universo simulato non è più così lontano. GameBit gli chiede: hai un termine preferito come il metaverso o il multiverso? Virk: in termini, preferisco il multiverso digitale o simulato, perché entra in questa idea di essere in grado di eseguire diverse simulazioni, non solo una. Nel nuovo trailer di Matrix, per esempio, Neo e Trinity non si ricordano l'un l'altro. Ciò significa che era probabilmente una nuova esecuzione della simulazione. L'hanno riavvolta al punto prima del primo film Matrix e l'hanno eseguita di nuovo per vedere cosa sarebbe successo. GameBit: hai colto l'occasione per immergerti nella tana del coniglio il più possibile. Virk: l'ho fatto davvero un paio di volte. L'ipotesi della simulazione pensavo di averla finita, ma ho finito per immergermi di nuovo con il multiverso simulato. Attenzione, quello che sta parlando è un genio, è un grande scienziato ed è uno che realmente sa di che cosa sta parlando. GameBit: ho visto che hai avuto una conversazione con Rodney Asher su A Glitch in the Matrix. Virk: l'ho fatto, sì. Il mio podcast si è concentrato sulla teoria della simulazione per la prima stagione. Probabilmente farò un po' di roba metaverso ora nella seconda stagione, ma sì, abbiamo avuto una bella conversazione. Tra l'altro Virk pubblica, ci sono molti podcast, molti video su YouTube in cui espone le sue teorie, le sue ricerche, e chiunque fosse interessato se le può tranquillamente cercare mettendo Ritzvan Virk nel motore di ricerca. Sembra che anche la teoria della simulazione abbia fatto irruzione nel mainstream con cose come i film della Marvel, come Avengers Endgame. Virk: sì, l'idea è che non sia solo un universo simulato. L'idea è che non ci sia solo un universo simulato, ma che ci siano più linee temporali.
Mi piace usare il punto che man mano che la cultura popolare raggiunge la scienza, si inizia a vedere una proliferazione. Le cose passano, quelle che io chiamo il tasso di 10 anni. Se si torna al XX secolo, l'idea che ci fossero altri pianeti, altri sistemi solari non era così normale, ma poi tutti si sono sentiti a proprio agio quando avevi supereroi come Superman. Spiegheresti che provengono da un altro pianeta. I bambini hanno scoperto che non era un problema, anche se i genitori potrebbero aver pensato che fosse un po' strano per l'epoca. Ora i miei nipoti di 10 anni stanno parlando di un multiverso con i supereroi. I supereroi non provengono solo da un altro pianeta, ma da un'altra versione dell'universo. È diventato molto comune con cose come l'Arrowverse e il Flash, e ora con Loki, sono tutte cose che io non conosco, dove in realtà hanno diagrammi in cui lo stanno guardando. È simile a quello di cui parlo in questo libro. L'idea che tu abbia queste linee temporali ramificate che vanno in direzioni diverse. Un po' come il libro che hanno gli osservatori nel film I Guardiani del Destino. Dovete guardare quel film, è veramente uno dei film migliori che abbiamo mai visto. Il pubblico sta diventando più a suo agio con questa idea del multiverso quantistico, che è da dove viene la scienza, tutto dalla meccanica quantistica. È l'idea che ogni volta che prendiamo una decisione genera un'altra linea temporale parallela o un universo parallelo. Quando l'è esaminato ancora di più, si scopre che non si tratta solo di possibili futuri paralleli. C'è qualcosa che chiamiamo esperimento di scelta ritardata. Non so se la conosci. Il modo migliore per spiegarlo, considera un casar lontano che è, diciamo, a 1 miliardo di anni luce di distanza. Supponiamo che la luce venga da noi da lì e che ci sia un buco nero o una galassia, qualche oggetto gravitazionalmente grande in mezzo. Diciamo che è solo 1 milione di anni luce da noi. La luce deve andare a sinistra o a destra, ha una scelta. Possiamo misurare se particolari fotoni sono andati in questo modo o in quello. Quello che l'esperimento di scelta ritardata ci dice è che se anche la scelta doveva essere fatta 1 milione di anni fa, quando quella luce è andata a sinistra o a destra di quella galassia o buco nero, non è fino a quando non lo misuriamo ora che la scelta viene effettivamente fatta. Lo sto leggendo un po' male perché è scritto, tradotto veramente male, però è veramente interessante. Tra l'altro metterò la trascrizione di quello che sto leggendo su Telegram, quindi ve lo potete leggere tranquillamente. Anche Schrödinger, a cui non piaceva l'idea del crollo delle onde di probabilità, le chiamò storie simultanee multiple. Questo era negli anni 40, anche prima che Hugh Everett uscisse con la teoria dei molti mondi, che era negli anni 60. Questa idea è stata molto intrigante per me. Ha detto che la fisica, l'ipotesi della simulazione, ci sta dicendo che lo spazio non è quello che pensiamo che sia, in realtà sono pixel. Allora la meccanica quantistica ci sta dicendo che il tempo non è quello che pensiamo che sia. Il passato e il futuro sono molto diversi. Se metti tutto insieme, come fai a metterlo insieme? Si scopre che i giochi per computer e questa idea che abbiamo di uno stato di un gioco che ha tutti i bit del mondo incapsulati in esso, questo è un buon modo per pensare al momento presente nel tempo. È solo una serie di bit che vengono renderizzati. Quelli che chiamiamo questi possibili futuri sono cambiamenti diversi a quei bit. Andando avanti e poi nel passato, quando diciamo che ci sono più passati, sono tutti come nodi diversi nel grafico. Lo chiamo il grafico multiverso, che è un nuovo modello basato su un sacco di cose là fuori che ho introdotto in questo libro. In questo modo puoi pensare ai nodi degli stati di gioco come a tutti i possibili luoghi in cui potresti finire nel tuo gioco. Un po' come i vecchi giochi di avventura, come uno Zork, dove è una piccola mappa delle stanze. Questo è ogni posto dove possiamo andare. Posso anche andare a nord o sud per arrivarci. Se ci pensi su larga scala, diciamo che ci sono da 10 a 80 particelle di potenza nell'universo, o qualunque sia il numero, hai così tanti pezzi. Ogni stato di gioco ha una variazione di quei bit, hai un sacco di nodi, e quello che chiamiamo tempo è il modo in cui attraversiamo quei nodi. Mi piace definire il lavoro che faccio come al confine tra fantascienza e scienza in due filoni, la fisica quantistica ma anche la mia area di competenza, l'informatica. L'informatica ha molto... Infatti questa è la persona giusta. Questa è la persona giusta, fra tante, ma comunque una persona giusta per spiegare quello che stiamo cercando di scoprire. È uno scienziato, un fisico quantistico e un informatico. Questa è la persona giusta.
L'informatica ha molto da dire sull'universo, la famosa citazione di Anderson in cui ha detto che il software sta mangiando il mondo. Mi piace dire che l'informatica sta mangiando le altre scienze. Se guardi la biologia ora, la genetica è davvero quasi un problema computazionale. C'è un intero campo ora chiamato biologia computazionale. Se guardi la fisica, c'è un grande mondo emergente di fare fisica, un grande modo emergente di fare fisica chiamato fisica digitale. Invece di parlare della conservazione dell'energia, parli della conservazione delle informazioni. Questo era l'intero paradosso del buco nero con Stephen Hawking. Sento che l'informatica sta trovando un modo diverso di guardare questo. Ci sono persone come Stephen Wolfram, che ha creato il software Mathematic e crede che possiamo ricavare tutto dalla relatività generale, dalla meccanica quantistica, da questa idea di automi cellulari e nodi in un grafico, il che è simile a quello di cui parlo, lo cito anche io. L'informatica e la scienza delle informazioni in generale hanno molto da dire sul mondo e su come è costruito. Entra anche in cose interessanti come la biologia, come il tuo cervello ti mostra ciò che stai vedendo e questa è un'interpretazione della realtà invece di mostrarti la realtà esatta. Se ricordi la scena nella Matrix in cui Neo prende la pillola rossa, lui è Morpheus che prende il nome dal dio greco dei sogni, sono in quella piccola stanza con la sedia che dice cosa è reale, tutto è un segnale elettrico che sta entrando nel tuo cervello. La neuroscienza sta scoprendo anche questo, che ciò che percepiamo potrebbe non essere una realtà accurata. C'è un signore di nome Donald Hoffman alla USA, alla UC Irvine, che ha scritto un libro intitolato The Case Against Reality. Gli piace usare l'idea di una cartella di file sul desktop del suo computer. Non esiste una cartella di file sul tuo desktop, questi sono solo pezzi, ma vengono resi in questo modo per renderlo più conveniente come interfaccia. Se dovessimo vedere solo dei bit sul nostro schermo non aiuterebbe. Questo risale a Cartesio, l'idea in cui ho detto se sto sognando o c'è un demone malvagio che cerca di ingannarmi, non posso essere sicuro che ciò che sto percependo sia reale. L'unica cosa che so è che penso, quindi io sono. L'origine di quella famosa frase è legata a questa idea che la realtà non è ciò che pensiamo che sia, ma una serie di segnali. Se ci pensi, se io e te stiamo parlando, non stiamo davvero parlando l'uno con l'altro in questo momento. Sei stato reso sul mio schermo. Sono reso sul tuo. Da qualche parte c'è uno scambio di pezzi. Questo è un modello migliore a cui pensare, che ognuno di noi ha un computer, probabilmente la mente, in cui stiamo ottenendo i dati della realtà e altre persone stanno ottenendo quei dati e c'è un consenso lì, sì, c'è un'interfaccia consensuale in cui noi convergiamo. In un videogioco posso disegnare una piccola forchetta dietro di te sul mio schermo e non lo vedresti. Viene reso separatamente, ci sono diversi modi per rendere diversi aspetti della realtà, ma il sistema sottostante è responsabile del coordinamento tra quelli in modo che se ti sto attaccando in un gioco di combattimento, cerca di ottenere l'ordine corretto e garantire la coerenza, anche se è difficile da fare in quello che molti giocatori stanno facendo. Quindi la potenza di Matrix, la potenza computazionale di Matrix è semplicemente immensa. GameBit, per quanto riguarda il punto in cui vedi questa conversazione accadere in questo momento, c'è qualcosa che quindi puoi prevedere dove andrà un'effettiva influenza del nostro futuro? Ovviamente nella sfera tecnologica queste conversazioni stanno accadendo di più, ma nella sfera della filosofia stanno accadendo di più. All'interno del mondo tecnologico, man mano che otteniamo sempre più realismo, man mano che le persone trascorrono più tempo online, mentre questa idea del metaverso entrano in gioco, dove iniziano a fondere il mondo digitale e reale fino a un punto in cui non possiamo sempre dire dove sta la differenza e attribuiamo tanto valore agli oggetti digitali quanto agli oggetti fisici. Questo sta accadendo con NFT e Avatar Mod. Man mano che la tecnologia raggiunge le fasi successive della strada verso il punto di simulazione, così l'economia diventa sempre più virtuale. Questa è una grande area di influenza. Mi chiedo se il metaverso sia correlato qui in questo, pare di come qualche essere potrebbe controllarci in questa simulazione, reimpostarlo e cose del genere. Il metaverso sembra essere qualcosa che controlliamo, stimeremo le regole per questo, sarà un posto in cui sappiamo qual è la nostra creazione e poi ci lasciamo perdere le persone.
Questo colpisce il cuore di queste due versioni della teoria della simulazione di cui sto parlando, cioè la versione NPC dove siamo tutti come i Sims e hai solo un gruppo di persone che sta guardando, invece di giocare a personaggi all'interno del gioco. Il metaverso siamo noi che creiamo questi spazi in cui siamo in grado di entrare e giocare, ma creiamo cose che esisteranno in quel metaverso al di fuori di noi, indipendentemente dal fatto che stiamo giocando in quel momento nel tempo o meno. Altre persone saranno in grado di entrare ed è già lì, come tutti questi diversi ambienti in Roblox. C'è un elemento di questo. Quando dico che ci sono questi esseri che controllano la simulazione, non sto necessariamente dicendo che quegli esseri non siamo noi. Potremmo aver scelto volontariamente di essere qui o di giocare a questo particolare gioco. Alcuni di noi potrebbero essere stati coinvolti anche nella sua creazione, creando i nostri personaggi nel modo in cui facciamo con Dungeons of Dragons o un altro gioco di ruolo. Questo è il mio personaggio. Dian Takahashi sarà uno scrittore, si interesserà ai videogiochi. Qualcun altro sarà un giornalista interessato all'arte. Anche se affascinante, chiede Bainbeat, mi chiedo se stiamo presentando alle persone un'altra nuova distopia. Non so se hai letto la serie Dark Tower di Stephen King, ma c'è molto di questo. Alla fine di una scena un personaggio dice vai allora, ci sono mondi diversi da questi, e poi si permette di cadere fino alla sua morte. Non gli importa tanto di questa particolare vita in questo particolare mondo. Possiamo perdere di vista il fatto che forse non ci importa così tanto del mondo reale, perché possiamo vivere in tanti altri modi. Non sembra così tanto essere una buona cosa, sembra un po' distopico. Dirk, beh, puoi vederlo come distopico, questa è un'interpretazione di questo, ma allo stesso tempo, come ho detto, in un certo senso molte religioni ci hanno detto anche questo e lo usano come forza nell'altra direzione. Potrebbe essere visto come un'evasione, chiede Gambit. Puoi scappare da questo mondo se questo mondo è davvero troppo difficile per te. Giusto, potresti dirlo, ma poi potresti anche dire che dovresti eseguirlo di nuovo, perché quella sfida, quella ricerca dovresti tornare indietro e farlo di nuovo, quindi potresti anche provare a farlo come meglio puoi, perché non lo aggirerai. Questa è l'altra analogia che uso. Ci sono risultati e missioni che forse abbiamo scelto per noi stessi. Possiamo dire che questo è qualcosa che non vogliamo fare in questo momento, ma dovremo affrontarlo comunque. Forse il modo in cui ci stiamo misurando non riguarda quanto sia facile o difficile. Onestamente questo è un altro modo di guardarlo, che pensa sia meno distopico. A volte ci succedono cose in questa vita che non sono grandi, problemi di salute, sei tipo questo fa schifo, ma cosa succede se scegliessi di passare attraverso questa ricerca e il modo in cui misurato non è leggibile. Comunque conclude dicendo, hai ragione, questa può essere una forma di evasione, ma può anche essere un modo per dire che non ha senso finirlo, perché dovrai farlo di nuovo. Potresti anche provare a compiere le missioni o le missioni che hai scelto e che sei stato mandato qui a fare. È un modo diverso di guardarlo, ma sono d'accordo, c'è un elemento del genere e alcune persone possono interpretarlo in questo modo. Scelgo di interpretarlo dall'altro modo, che forse le difficoltà che affrontiamo sono sfide a cui ci siamo iscritti ed è questo un altro modo di guardarlo. Sta dicendo che probabilmente ci siamo iscritti a questo gioco, siamo entrati, probabilmente alcuni di noi sicuramente sì, siamo arrivati ai confini di Matrix, dove c'è la dogana. Ci siamo iscritti al gioco e ci hanno detto qua ci sono queste regole, ve le diciamo adesso, dovete anche prendere degli accordi con noi per entrare, ma una volta che entrerete non vi ricorderete né di aver fatto degli accordi con noi né di esservi iscritti. Vi ritroverete lì in una realtà dal coefficiente di difficoltà elevatissimo e dovrete cercare di starci bene all'interno e uscirne fuori. Se fosse così, cosa credete voi? Che siamo sulla strada giusta o no? Fatemelo sapere e fatemi sapere tutto ciò che pensate rispetto a questo argomento, che è sicuramente quello che mi affascina più di tutti, insieme a quelli
più esoterici che stiamo affrontando. Questo tema, preso da un punto di vista più scientifico e filosofico, è quello che mi affascina, mi prende maggiormente. Ciao a tutti e al prossimo episodio. Pianeta scuola senza memoria.